E sono venuto negli studi appunto di Telegiato perché alla luce di quello che è accaduto nei giorni scorsi mi sembra corretto e doveroso diciamo, chiarire alcuni punti laddove io nell'ambito della mia attività professionale non mi sono mai tirato indietro, laddove si deve chiarire è giusto capirsi. La famosa sera, pomeriggio intorno alle 18, quando è accaduto questo evento, io arrivavo di fretta e furia da Palermo mentre pioveva, fra l'altro con una lomboscialgia acuta, non potevo neanche stare in macchina. E se non che mi chiamavano dalla giunta, che avevamo seduta di giunta, che era necessaria la mia presenza per iniziare la giunta. Quindi, quando io arrivo e posteggio la macchina davanti al municipio, convintissimo che lì, così mi avevano detto moltissimi, diciamo, dipendenti, che era anche il posteggio adatto alle istituzioni, inteso come consiglieri e assessori, casualmente mi sono trovato accanto o posteggiata, messa di traverso, diciamo, nelle strisce. La signora che poi vado per vedere che aveva il simbolo di disabile e io con molta gentilezza ho detto alla signora: signora, gentilmente guardi, si può mettere leggermente un po' meglio in quanto così si può posteggiare anche meglio rispetto a, diciamo, alla strada che purtroppo messa in quella maniera si ostruiva un poco. Quindi se questo dire nei confronti della signora, che ripeto, io poi ho visto il pass di disabile, dicendogli che fra l'altro più avanti c'erano dei posti adatti perché aveva il pass del disabile, era un senso di offesa o che so io, di ingiuria, che io andavo, ripeto, di fretta, e ho detto solo testuale, però è durata se no 30 secondi questo contatto verbale con la signora, che io non so neanche chi sia, neanche la conosco. Io chiedo ammenda e chiedo venia, sinceramente, se questa mia richiesta è stata interpretata come atto di sopruso, come atto di neanche so come definire l'aggettivazione. Fra l'altro, conoscendomi tutto, e io che nella mia attività professionale sono stato sempre vicino con le attività appunto professionali con i disabili, effettivamente è anomalo pensare che io possa trattare o rivolgermi in maniera negativa nei confronti di un portatore di handicap, o per meglio dire di un diversamente abile. Quindi allora alla signora chiedo se realmente è stata interpretata la mia richiesta in una forma di negatività nei suoi confronti, chiedo ufficialmente scusa e venia, e quindi in qualsiasi momento la signora può avere i miei recapiti. Mi può venire a trovare, stare un po' insieme, anche a parlare, anche per conoscersi, per capire che effettivamente da parte mia non c'è stata proprio la velocità, perché appunto sono iniziata la giunta, possibilmente magari nel modo veloce di pormi alla signora è stato interpretato in maniera negativa. Ma lungi da me, proprio anni luce, pensare di rivolgermi mai a una persona diversamente abile.